Il Salone del Restauro di Ferrara quest'anno ha offerto all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e all'Opificio delle Pietre Dure di presentare le migliori tesi delle nostre scuole di alta formazione e studio per il restauro. E quindi siamo veramente, per noi, insomma, è un'occasione straordinaria che abbiamo voluto offrire ai nostri laureati dei nostri due ultimi anni accademici, e in questa location così aperta a innovazione e agli studi anche sperimentali che riguardano il settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, questo evento di questa mattina veramente ci ha dato l'opportunità di avere qui a Ferrara una finestra per noi molto importante. Le nostre SAF, scuole di alta formazione, fanno parte del vasto circuito degli istituti accreditati in Italia all'insegnamento del restauro in questa nuova classe di laurea magistrale che è la classe LMR02. E la cosa caratteristica è che in questi corsi il 50% è teoria, il 50% è pratica. Pratica sul restauro delle opere d'arte tutelate dal Ministero dei Beni Culturali, delle Attività e del Turismo. Quindi avere qui questa finestra straordinaria per presentare le nostre 20 migliori tesi è un'occasione anche per fare conoscere la qualità dell'insegnamento del restauro, un restauro su opere d'arte le più importanti del nostro patrimonio culturale, i masterpiece dell'arte italiana, e sui quali siamo molto felici di avere una nuova generazione di giovani laureati di altissima qualificazione che speriamo potranno presto entrare nel circuito professionale. Le nostre SAF sono conosciute sia per l'attività che si fa sul patrimonio culturale italiano, opere d'arte che vanno da esperienze didattiche fin dal primo anno, per esempio su dipinti su tavola di Antonio Vivarini o opere di Vittore Carpaccio, di dipinti su tela, per continuare in tutti gli altri vasti ambiti del patrimonio culturale. Queste attività cerchiamo di farle proseguire ai nostri neolaureati in attività di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro a stretto contatto con le realtà italiane di più alto livello. Quindi siamo molto felici di essere qui a Ferrara a portare la nostra esperienza, ma soprattutto i nostri giovani che parlano per se stessi, non attraverso le parole di noi professori che ormai vogliamo soltanto promuovere loro e non noi stessi.